Nome: Angelo. Cognome: Diario. Data di nascita: sono nato a Roma il 18 luglio 1978. Professione: lavoro al Ministero dell'Economia, sono funzionario esperto in finanza pubblica. Le tue passioni: mettetevi comodi, ci abbiamo un paio d'ore. Ho la passione della corsa, in particolare voglio precisare la corsa a piedi, perché ho letto su qualche giornale che si scrive che io faccio corse nel deserto in moto, le faccio a piedi. Poi la passione della birra, sono un produttore di birra per la gioia dei miei compagni di gruppo di acquisto che durante le cene ne bevono a iosa. La passione della musica, ho suonato in due gruppi musicali il basso, i Fagioli Corcotica e gli Stomachache. E tante altre, ma insomma è meglio che finisco qui. Le tue priorità nella vita: quindi in questo momento gran parte della mia vita è dedicata alla politica, la politica intesa in senso aristotelico, ovvero tesa all'amministrazione della cosa pubblica per il bene di tutti. Perché sei nel movimento? Ci sono due colpevoli per la mia presenza nel movimento. Il primo è Beppe Grillo, che con il suo blog mi ha fatto leggere cose che voi umani non potreste neanche immaginare. E il secondo colpevole è Andrea Severini, che è stata la prima persona che ho conosciuta nell'allora piccolo gruppo dell'allora 19° municipio. Se dovessi essere eletto consigliere comunale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? Lo svolgerei mettendomi al servizio degli altri, perché secondo me il ruolo del portavoce è quello di rendere semplice la politica e di renderla bella, è tutto quello che non hanno fatto i partiti, che sono loro, secondo me, i veri fautori dell'antipolitica. Dimmi tre cose urgenti da risolvere nel comune. La prima priorità è la trasparenza. Tutti devono essere messi al corrente di quella che è la gestione della cosa pubblica. La seconda sono i servizi pubblici locali, in particolare la gestione dei rifiuti e il servizio idrico. E infine la legalità come strumento per raggiungere tanti altri obiettivi che seguono, ovvero il decoro urbano, ovvero la sicurezza. Un pensiero in libertà. Il mio pensierino libero lo dedico a quelli che si domandano e ci domandano se non siamo spaventati ad affrontare questa sfida per noi nuova. La risposta è no, non siamo assolutamente spaventati, perché siamo convinti che la politica vera non l'abbiano mai fatta nemmeno i sedicenti politici, quelli dei partiti. E piuttosto siamo noi che la facciamo ormai da anni, e infatti ci copiano i programmi, ci copiano i metodi della partecipazione, e quindi siamo sicuri che faremo bene e non vediamo l'ora di entrare in Campidoglio. Sarà un piacere.